Benvenuti all'edizione dell'ANS News Video di maggio. Troverete notizie riguardanti la festa di Maria Ausiliatrice, vari eventi interessanti e una serie di iniziative a favore dei giovani nel mondo salesiano. Godetevi la visione! RMG Spagna. Visita del Rettore Maggiore alle Isole Canarie. Il Rettore Maggiore, Don Ángel Fernández Sartime, ha visitato le Isole Canarie dal 2 al 5 maggio nell'ambito delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della presenza dei salesiani alla Orotava e del centenario della presenza salesiana a Las Palmas. Durante la sua visita ha incontrato salesiani, membri della famiglia salesiana, educatori, giovani, autorità ecclesiastiche e civili. Il primo giorno è stato dedicato all'incontro dei giovani con il vescovo della diocesi di Nivar, Monsignor Bernardo Álvarez Alonso, e con il sindaco di La Laguna, signor Luis Geray Gutiérrez Pérez. Il secondo giorno è stato dedicato alla visita alla sede della Fundación Don Bosco Salesiano Social e poi alla Orotava, dove il Rettor Maggiore ha incontrato l'intera comunità educativo-pastorale e la famiglia salesiana. Il terzo giorno è stato dedicato alla visita a Las Palmas de Gran Canaria, dove ha partecipato alle celebrazioni del centenario della presenza salesiana, durante le quali ha incontrato anche Monsignor José Mazuelos Pérez, vescovo delle Isole Canarie, insieme alla famiglia salesiana. Il Rettor Maggiore ha ringraziato gli educatori e i salesiani per la loro dedizione nel coltivare fedelmente la missione salesiana. Visita d'insieme. Regione Europa Centro e Nord. La visita d'insieme della Regione Europa Centro-Nord si è svolta dal 9 al 13 maggio a Valdocco, Torino, sotto la guida del Rettor Maggiore, insieme ai consiglieri di settore, al consigliere regionale, al delegato per il segretariato della famiglia salesiana e ai consigli ispettoriali delle 16 ispettorie, una visitatoria e a una delegazione ispettoriale per un totale di 118 partecipanti. Le discussioni hanno riguardato la collaborazione, la sinergia nei progetti a livello della congregazione, il futuro della regione, integrazione e collaborazione, le sfide e le prospettive comuni, i risultati del progetto Europa. Queste tematiche hanno portato molta consapevolezza e approfondimenti sulla situazione attuale e sulla necessità di pianificare e consolidare il futuro. Le giornate sono trascorse all'insegna della condivisione e delle discussioni di gruppo e hanno favorito molta fraternità e uno spirito positivo tra i partecipanti. Torino, festa di Maria Ausiliatrice. La festa di Maria Ausiliatrice si è svolta in grande stile a Valdocco il 24 maggio 2023, epicentro del carisma salesiano e della devozione a Maria. La festa è stata preceduta da una novena, i vespri della vigilia sono stati presieduti dal Rettor Maggiore e infine il rosario speciale e la messa serale hanno dato il tono della festa. Il giorno 24 maggio vi sono state 7 celebrazioni eucaristiche, di cui la messa delle 9:30 è stata presieduta da Don Leonardo Mancini, ispettore del Piemonte, seguita dalla messa delle 11 presieduta da Monsignor Carlo Mazza, assistente spirituale dei Santuari d'Italia. La messa solenne della sera alle 18:30 è stata celebrata dal Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Sartime, alla presenza di un folto gruppo di giovani del Movimento Giovanile Salesiano e della Famiglia Salesiana. Dopo la messa, nonostante la pioggia, migliaia di pellegrini si sono uniti alla processione per accompagnare il carro benedetto con la statua della Madonna per le vie della città di Torino. La processione, accompagnata dalla recita del rosario e da inni cantati dal coro, si è conclusa con il messaggio dell'arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, e con la benedizione di Maria Ausiliatrice.
Torino. Consulta mondiale della famiglia salesiana 2023. La consulta mondiale della famiglia salesiana si è svolta dal 19 al 21 maggio a Valdocco, Torino, incarnando uno spirito di fraternità, comunione e condivisione della spiritualità salesiana. Erano presenti delegati in rappresentanza dei 32 gruppi, tra cui molti dei loro superiori. I momenti di condivisione e riflessione, insieme a due pellegrinaggi ai luoghi salesiani, Colle Don Bosco e Mornese, accompagnati dalla riflessione sugli elementi caratterizzanti la spiritualità e la missione salesiana, hanno reso le giornate molto speciali. L'ultimo giorno è stato dedicato alle discussioni di gruppo, seguite dalla sintesi di tutti i gruppi, durante la quale sono state condivise anche le proposte per la Strenna 2024. La consulta si è conclusa con la Santa Eucaristia celebrata dal Rettor Maggiore nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Livorno. Visita del Rettor Maggiore per i 125 anni di presenza salesiana. Nei giorni 27 e 28 maggio 2023, Livorno ha celebrato i 125 anni di presenza salesiana con una serie di eventi gioiosi intitolati Felici ora e nell'eternità. Don Ángel Fernández Artime, il decimo successore di Don Bosco, è arrivato alla stazione centrale di Livorno il 27 pomeriggio, poi ha effettuato un giro in barca attraverso i canali fino alla Fortezza Vecchia, dove ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte di una folla eterogenea e delle autorità locali. Il vescovo Simone Giusti ha elogiato i salesiani per il loro notevole impatto sul territorio e il tema della felicità ha permeato tutte le celebrazioni. Infatti, il Rettor Maggiore ha condiviso con i giovani alcune riflessioni sulla felicità, sottolineando il ruolo dell'amore e dei gesti semplici. I festeggiamenti hanno incluso spettacoli di giovani talenti, una deliziosa cena nell'oratorio di Livorno, un programma serale al teatro e cinema salesiano e la Santa Eucaristia per la solennità di Pentecoste, celebrata da Don Ángel. Sono stati due giorni pieni di energia che hanno ravvivato l'intera città di Livorno con un gioioso spirito salesiano. Roma. Corso di aggiornamento per i nuovi economi ispettoriali all'UPS. Il corso per i nuovi economi ispettoriali si è svolto presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma dal 15 al 19 maggio 2023, al quale hanno partecipato 14 nuovi economi provenienti da 6 regioni salesiane. Il signor Jean-Paul Müller, economo generale, ha aperto i lavori parlando del ruolo e delle funzioni degli amministratori salesiani. Il corso ha avuto sia sessioni teoriche sia pratiche, compreso lo studio di alcuni casi. Il signor Müller ha presieduto una sessione sul manuale dell'economo ispettoriale, mentre Don Luis Botasso ha spiegato il significato del libro rosso in relazione agli aspetti legali. Il dottor Andreas Macnick della Pax Back International ha relazionato su criteri finanziari ed etici. Il signor Alberto Rodriguez, presidente della Fondazione Don Bosco nel Mondo, e il dottor Fabio Buconi hanno presentato il tema cruciale del financial reporting. I dottori Pietro Tardini e Alex Garattoni della società di consulenza Compagnia Privata hanno discusso sui processi decisionali finanziari. I partecipanti hanno anche avuto una dimostrazione di un portale digitale per la raccolta e la condivisione dei dati. Durante le serate sono state organizzate visite al Sacro Cuore e alle catacombe di San Callisto.
Vaticano. Presentazione del libro Il carisma della presenza e della speranza. L'attesa presentazione del libro Il carisma della presenza e della speranza è avvenuta il 30 maggio presso il Collegio Teutonico della Città del Vaticano, alla presenza di cardinali e vescovi salesiani, di giornalisti internazionali, di personalità della comunicazione e del mondo editoriale, di religiosi e religiose e di altri invitati speciali. L'evento è stato coordinato da Don Giuseppe Costa, autore del libro e coportavoce della Congregazione Salesiana. I principali relatori dell'evento sono stati Angela Ambrogetti, il direttore di ACI Stampa, Domenico Agasso, giornalista di La Stampa, Eva Fernandez, corrispondente per l'Italia di Cadena Cope, Gianni Cardinale, giornalista di Avvenire e Javier Martinez Brocal, corrispondente per il Vaticano di ABC. I relatori hanno presentato con passione la loro affinità con la missione salesiana e con Don Bosco e hanno messo in luce i diversi messaggi che sono emersi con forza nelle varie visite di animazione del Rettor Maggiore nell'anno 2022. Regione Africa Madagascar. Yaoundé, Congresso regionale dei coadiutori salesiani. La seconda edizione del Congresso regionale dei coadiutori salesiani della Regione Africa Madagascar si è svolta a Yaoundé, in Camerun, dal 24 al 29 maggio, con il motto Camminare con Raffaello e Tobia, pedalare con Artemide. Tale evento è stato ospitato dalla Visitatoria Nostra Signora d'Africa, dell'Africa tropicale equatoriale, ed è stato seguito dal consigliere regionale dell'Africa Madagascar, Don Alphonse Uvudu. Il congresso ha riunito 39 coadiutori salesiani provenienti da 13 circoscrizioni salesiane e 9 sacerdoti salesiani, tra cui il superiore della Visitatoria, Don Roland Minza. Il congresso ha proposto 10 temi di riflessione presentati da 11 relatori, tra cui sacerdoti salesiani, coadiutori salesiani, una suora della congregazione di Saint-Paul-de-Chartres e un salesiano cooperatore. Le sessioni hanno avuto un immenso valore formativo, portando ai partecipanti un arricchimento intellettuale, umano, vocazionale e spirituale. Questo congresso è stato un momento significativo per i coadiutori salesiani, in quanto ha consolidato la loro identità e la loro missione nei confronti dei giovani, incoraggiandoli a rispondere alle esigenze e alle sfide del tempo presente in modo carismatico. Angola. Pellegrinaggio al santuario di Maria Ausiliatrice. Sono ripresi con grande entusiasmo e partecipazione i pellegrinaggi nazionali al santuario di Maria Ausiliatrice di Ndala Tando, Kuansa Norte, sul tema Con Maria, luce del popolo, nel cammino sinodale. Venerdì 19 maggio è arrivata una moltitudine di fedeli dalle opere salesiane e da varie parrocchie, tra cui oltre 500 giovani che hanno viaggiato su 2 treni da Luanda. Un numero significativo di pellegrini si è incamminato verso il futuro sito del nuovo santuario di Maria Ausiliatrice, situato a 2,5 km dalla città dove Don Martin Lasart, superiore della Visitatoria dell'Angola, ha invitato tutti a pregare un'Ave Maria per la realizzazione di questo sogno. È iniziata la processione in onore di Maria Ausiliatrice, guidata da sacerdoti, suore e accoliti, con un'auto che trasportava la statua di Maria in testa a migliaia di partecipanti.
DR Congo. Pellegrinaggio in onore di Maria Ausiliatrice a Goma. Il 21 maggio, migliaia di membri della famiglia salesiana si sono riuniti per il 17° pellegrinaggio in onore di Maria Ausiliatrice. Il pellegrinaggio si è svolto a Lubumbashi, in Congo, dove si trova la città mariana Don Bosco. Il pellegrinaggio ha coperto una distanza di circa 10 chilometri e vi hanno partecipato con grande devozione i giovani dell'oratorio, gli studenti, il gruppo centrale del movimento giovanile salesiano, i simpatizzanti e molti partecipanti alla loro prima esperienza. Il pellegrinaggio si è concluso con una messa domenicale presieduta da Don Tryphon Kalimira, vicario ispettoriale dell'Ispettoria dell'Africa Centrale e concelebrata da diversi salesiani. Regione America Cono Sud. Cile. Inaugurazione di una nuova infrastruttura presso il Don Bosco Calama. L'Istituto Tecnico Industriale Don Bosco Calama ha inaugurato la quinta fase della sua costruzione. Si tratta dell'allestimento e della consegna del secondo e terzo piano dell'edificio amministrativo, che ha una superficie di 900 metri quadrati suddivisi su tre piani. All'evento erano presenti il consigliere per la regione dell'America Cono Sud, Don Gabriel Romero, l'arcivescovo metropolita della regione di Antofagasta, Monsignor Ignazio Ducasse, il rappresentante legale dell'Istituto Don Bosco Calama, Don Hector Vasquez, il preside Johnny Asensio e il direttore della scuola Don Bosco Antofagasta, Don Juan Bustamante. È stata un'altra benedizione per l'Ispettoria di Cile. Brasile. Giornata dei popoli indigeni a Campiñápolis. Gli studenti, gli insegnanti e il personale della scuola statale Couto Magalhães di Campiñápolis si sono riuniti per la Giornata dei popoli indigeni. La Giornata dei popoli indigeni in Brasile è stata istituita nel 1943 e si celebra ogni anno per riconoscere l'importanza delle popolazioni indigene nella storia e nella cultura del paese, nonché per richiamare l'attenzione sulla lotta per la conservazione delle loro tradizioni e il rispetto dei loro diritti. Per commemorare questa giornata, la scuola ha organizzato una serie di attività, tra cui sessioni sui popoli indigeni del Brasile, con particolare attenzione alla cultura Xavante. Gli eventi hanno incluso spettacoli tradizionali di canti, danze, poesie e altro ancora. La conservazione di una cultura e della sua storia è di grande importanza. Argentina. Festa di Maria Ausiliatrice a Colonia Vignou. Più di 25.000 persone si sono riunite a Colonia Vignou, nella provincia di Córdoba, in Argentina, per la tradizionale processione in onore di Maria Ausiliatrice, che da 70 anni è la patrona delle attività agricole in Argentina. È stato un evento molto toccante, con 25.000 persone, di cui 500 a cavallo, che sono accorse al santuario di Santa Maria Ausiliatrice per venerare l'amata madre. Oltre alle messe della giornata, con la celebrazione principale presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Pedro Torres e alle confessioni, è stata una giornata di festa in cui i pellegrini hanno avuto a disposizione anche giostre, attività ricreative e una fiera con oltre 300 bancarelle di artigianato di ogni genere.
Regione Asia Est. Oceania. Vietnam, conferenza della delegazione salesiana nel Vietnam del Nord. Dal 3 al 5 maggio i salesiani della delegazione del Vietnam del Nord si sono riuniti per valutare il piano triennale e stabilire i piani d'azione per il prossimo futuro. L'ispettore del Vietnam, Don Barnabas Leam Phong, insieme ad altri membri del Consiglio ispettoriale, ha partecipato alla conferenza. Dopo la messa di apertura presieduta dall'ispettore, i salesiani del Vietnam del Nord hanno condiviso fraternamente le loro riflessioni ed esperienze. Le sfide, le questioni e le direzioni future della delegazione sono state discusse con sincerità e franchezza. Vietnam, primo congresso degli studenti salesiani. Il 29 aprile, presso il post noviziato Don Bosco di città di Dalat, oltre 350 studenti di Saigon, Canto e Dalat hanno partecipato al primo congresso studentesco salesiano organizzato dal Ministero della Gioventù dell'Ispettoria Salesiana del Vietnam. Lo scopo del congresso era anche quello di celebrare il 30°, il 15° e il 5° anniversario della fondazione dei collegi di Saigon, Dalat e Can Tho rispettivamente, e di favorire i legami tra gli studenti dei centri salesiani, promuovendo l'educazione olistica dei giovani. Hong Kong e AO. Decimo congresso regionale dei salesiani cooperatori. Il decimo congresso regionale dei salesiani cooperatori si è svolto a Hong Kong dal 24 al 28 maggio. All'incontro hanno preso parte quasi 100 partecipanti provenienti da 13 paesi dell'EAO, in rappresentanza di 7 ispettorie SSSC. Al congresso erano presenti il consigliere mondiale per la regione EAO Philip Yu, il consigliere regionale EAO Don Joseph Nguyen Thinh Thuoc, il delegato mondiale per l'Associazione dei Salesiani Cooperatori, signor Dominic Nam, e il coordinatore del Consiglio mondiale per i cooperatori, Antonio Boccia. Ogni giorno ha avuto 4 sessioni e il congresso è stato intervallato da diversi programmi e momenti di condivisione, con la tipica ospitalità di Hong Kong, che ha reso le giornate molto memorabili. Il congresso si è concluso con l'Eucaristia finale, celebrata nella solennità di Pentecoste, presieduta da Don Joseph Kwok, consigliere regionale dell'EAO nella parrocchia di Maria Ausiliatrice. Sri Lanka. Inaugurazione del complesso universitario Don Bosco. Il nuovo complesso del DBE College di Naramala è stato un altro regalo alla visitatoria dello Sri Lanka. È stato inaugurato la domenica di Pentecoste, 28 maggio 2023, alla presenza di Stefano Arosio, collaboratore dell'Opera Don Bosco di Milano e di Lorenzo Pagnaccio, avvocato della Fondazione Don Bosco nel Mondo, e di Don Roshan Miranda, superiore della visitatoria, con molti altri salesiani locali, sacerdoti diocesani, religiosi, direttori di scuole e collegi, insegnanti e genitori degli studenti. L'edificio del nuovo complesso universitario contiene 11 aule, 3 uffici, un dormitorio femminile e altre strutture e tutti gli altri servizi per i giovani. Il progetto del complesso universitario DBE è stato donato dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo per l'istruzione professionale superiore dei giovani dello Sri Lanka. Questo nuovo complesso sarà senza dubbio una grande benedizione per i giovani dello Sri Lanka in questo momento difficile.
India. I salesiani di Kolkata si preparano per le celebrazioni del centenario. Nel 2026 si celebrerà il centenario della prima ispettoria salesiana in India. Per prepararsi a questo traguardo importante, nel giorno 27 maggio l'ispettoria salesiana di Calcutta ha inaugurato le celebrazioni ricordando il giorno in cui l'ispettoria fu istituita, il 27 maggio 1926. Alla presenza di Monsignor Thomas de Souza, arcivescovo di Calcutta, che ha presieduto l'Eucarestia nello storico santuario mariano di Bandel. Per l'occasione erano presenti Don Joseph Pauria, ispettore dell'Ispettoria di Calcutta, Don Rafael Haide, ispettore della Compagnia di Gesù, e altri 45 sacerdoti. Ci sono stati spettacoli culturali e le danze dei gruppi di giovani salesiani e non nelle cinque lingue dell'ispettoria: bengalese, inglese, hindi, nepalese e santali, che hanno aggiunto grande colore e gioia all'occasione. Il programma si è concluso con l'inno del centenario composto da Don Jacob e cantato dai giovani dell'Auxilium. Per l'occasione erano presenti anche rappresentanti della famiglia salesiana e di varie istituzioni. Regione Europa Centro-Nord. Polonia. Savionalia 2023. L'annuale Festival della Gioventù Savionalia è stato celebrato quest'anno a Cracovia dal 5 al 7 maggio 2023. Savionalia, sono qui. Questa esclamazione di gioia ed entusiasmo è risuonata spesso tra i partecipanti all'evento Savionalia 2023, che ha visto più di 500 partecipanti riuniti presso lo studentato teologico interispettoriale salesiano Loziocca di Cracovia. Savionalia è un festival giovanile che prende il nome dal giovane santo dell'oratorio salesiano, San Domenico Savio, la cui memoria liturgica si celebra in Polonia il 5 maggio. È stato davvero un evento molto significativo per i giovani. Polonia. Pellegrinaggio ispettoriale dei ministri della Ispettoria di Breslavia. La 42esima edizione del pellegrinaggio ispettoriale dei ministranti è stata organizzata dall'Ispettoria Salesiana di Breslavia a Twardogóra. Il programma prevedeva 4 giorni di gare sportive, sessioni di allenamento, ricreazione e comunione per i chierichetti delle parrocchie diocesane e salesiane dell'Ispettoria. Si sono svolte diverse attività, tra cui una partita inaugurale con chierichetti e salesiani, la formazione liturgica e l'Eucaristia presso il santuario di Maria Ausiliatrice. L'evento si è svolto sul tema individuato quest'anno per la formazione dei giovani dell'ispettoria. Non sei solo. Polonia, Congresso Nazionale dell'ADMA Rumia. Sabato 6 maggio 2023 ha avuto inizio a Rumia il Congresso Nazionale dell'Associazione Polacca di Maria Ausiliatrice. L'evento è iniziato con lo svelamento dell'immagine miracolosa di Maria Ausiliatrice di Rumia, accompagnato da una preghiera dell'Ave Maria recitata con fervore da tutti i partecipanti, che ricorda la prima Ave Maria pronunciata da Don Bosco con Bartolomeo Garelli a Torino. Tra i numerosi ospiti da segnalare la presenza di membri di vari gruppi della famiglia salesiana, della signora Katarzyna Maida, presidente dell'ADMA dell'Ispettoria della Polonia Nord, dell'ispettore Don Tadeusz Ilircz e di rappresentanti di altre ispettorie. Polonia. Non siete soli.
Incontro per i giovani dagli oratori dell'Ispettoria Salesiana di Wrocław. Dal 19 al 21 maggio si è svolto a Ciocianov, nell'Ispettoria di Breslavia, l'incontro giovanile Oratoriada, sul tema Non siete soli, al quale hanno partecipato più di 200 giovani degli oratori salesiani di Poznan, Lubin, Breslavia, Częstochowa e Tarnowski Gori. Le giornate sono state piene di discussioni e incontri tematici su temi biblici, di evangelizzazione e pastorali. Un momento speciale della Oratoriada è stato il sabato sera, quando ognuno dei partecipanti ha potuto presentare le proprie intenzioni davanti al Santissimo Sacramento. L'incontro si è concluso con l'Eucaristia Domenicale, presieduta da Don Bartolomiej Polanski, l'ispettore dell'Ispettoria Polonia Ovest. Regione Interamerica. Costa Rica, giornata della gioventù salesiana. Sabato 6 maggio, nell'ambito della festa di San Domenico Savio, il movimento giovanile salesiano del Costa Rica ha celebrato la giornata della gioventù salesiana. L'attività si è svolta presso il centro salesiano San Domenico Savio di Cartago, organizzata dai salesiani cooperatori di Costa Rica, con l'animazione di Don Jean-Paul Betancourt e di Suor Maria Bonilla. All'incontro hanno partecipato i giovani del movimento giovanile salesiano del centro ospitante, del centro Don Bosco di Perez Zeledon, gli animatori dell'oratorio festivo Garelli del CEDES Don Bosco e i giovani MGS delle case FMA. Dopo la celebrazione eucaristica hanno preso il via diverse attività, tra cui calcio, pallavolo, pallacanestro, zumba, giochi e un pranzo condiviso. Nel pomeriggio c'è stato uno spazio per l'animazione e un momento di adorazione eucaristica. È stato un incontro memorabile per i giovani del Costa Rica. Messico. Pellegrinaggio della famiglia salesiana a Guadalupe. Il 5 maggio scorso una grande folla di fedeli si è radunata a Città del Messico per partecipare al pellegrinaggio della famiglia salesiana del sud del Messico alla Vergine del Tepeyac, Nostra Signora di Guadalupe, padrona di tutte le comunità di lingua spagnola e del continente americano in particolare. A questo grande pellegrinaggio hanno partecipato salesiani e membri di tutti i gruppi della famiglia salesiana presenti nel sud del Messico, oltre a studenti delle scuole SDB e FMA, giovani, adulti, anziani e famiglie che vivono, collaborano e partecipano al carisma salesiano in tutte le sue dimensioni nelle varie opere salesiane. La processione è stata guidata e accompagnata da Don Ignacio Campo Uribe, l'ispettore e dall'ispettrice delle FMA Suor Margarita Chavarria e dai membri dei rispettivi consigli ispettoriali. Repubblica Dominicana. Quindicesima edizione del Festival Nazionale della Canzone Messaggio. Il 27 maggio, nella Sala Manuel Rueda della Scuola di Belle Arti, si è tenuta la quindicesima edizione del Festival Nazionale della Canzone Messaggio con il motto Un canto alla creazione. Organizzato dal Dipartimento di Arte e Cultura della Pastorale Giovanile Salesiana, dedicato a Monsignor Fabio Mamerto Rivas Santos. L'evento è stato un incontro artistico che ha promosso i valori umani e spirituali salesiani attraverso la musica, la danza, il teatro e le risorse audiovisive. Al festival erano presenti Don José Pastor Ramírez, ispettore, Don Patricio Ramírez, delegato per la pastorale giovanile e molti salesiani, benefattori e giovani.
Quest'anno hanno partecipato 10 case salesiane provenienti da diverse città in cui i salesiani sono presenti. Barahona, Mao, La Vega, Moca, Santiago, Jarabacoa e Santo Domingo. I premi sono stati assegnati nelle seguenti categorie: miglior testo messaggio, miglior musica e interpretazione vocale, miglior performance, premio del pubblico e massimo riconoscimento. Congratulazioni agli organizzatori per questa significativa iniziativa. Colombia. Pellegrinaggio al monumento di Maria Ausiliatrice in Contratación. Il 24 maggio migliaia di persone si sono recate in pellegrinaggio al monumento di Maria Ausiliatrice nel comune di Contratación, in Colombia, riconosciuto come santuario diocesano. La Casa Salesiana di Contratación fa parte dell'Ispettoria Salesiana di Colombia-Bogotà e da 68 anni la popolazione celebra la festa patronale con un pellegrinaggio a cui partecipano fedeli provenienti da varie parti del paese. La celebrazione è culminata in una solenne processione, in una Eucaristia con la consacrazione di vari gruppi, tra cui i volontari e i nuovi membri dell'Associazione di Maria Ausiliatrice. Regione Mediterranea. Portogallo, 27esima edizione dei Giochi Nazionali Salesiani. Dal 28 aprile al 1 maggio la città di Évora, in Portogallo, ha ospitato la 27esima edizione dei Giochi Nazionali Salesiani, dopo una pausa di 3 anni dovuta alla pandemia. Un totale di 760 atleti, supportati da 80 membri dello staff tecnico, si sono sfidati in gare di futsal, pallavolo, basket e ping pong per l'edizione 2023 dei Giochi Nazionali Salesiani. Con il motto «Dai il meglio di te», l'evento è stato organizzato dalla Fundação Salesianos e dai Salesiani di Évora, con l'obiettivo di promuovere valori come il lavoro di squadra, il rispetto, la solidarietà e la sportività tra i giovani di diverse scuole e centri giovanili dei Salesiani di Don Bosco e delle figlie di Maria Ausiliatrice di tutto il paese. Portogallo, Famiglia Salesiana e Movimento Giovanile Salesiano si riuniscono a Fatima. Il 20 e 21 maggio centinaia di membri della Famiglia Salesiana e del Movimento Giovanile Salesiano si sono riuniti a Fatima per i rispettivi incontri annuali e hanno compiuto il pellegrinaggio annuale al santuario di Nostra Signora del Rosario a Fatima. Nell'anno in cui la Chiesa, in particolare in Portogallo, rivolge la sua attenzione alla celebrazione della GMG a Lisbona in agosto, la Famiglia Salesiana ha scelto come tema del suo 71esimo pellegrinaggio «Con Maria partiamo in fretta». L'ispettore salesiano Don José Aníbal Mendonça e l'ispettrice delle FMA Suor Rosa Cândida Gomes e i delegati della Famiglia Salesiana erano presenti agli incontri. Al termine della giornata, il provinciale Mendonça ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica della Santissima Trinità. Monsignor Joaquim Augusto de Silva Mendes, vescovo ausiliare di Lisbona, ha presieduto l'Eucaristia della Domenica nel santuario. È stato davvero un tempo salesiano memorabile a Fatima. Spagna. 1.800 partecipanti alla Croce di Maria Ausiliatrice 2023 a La Orotava. A La Orotava, in Spagna, la Croce di Maria Ausiliatrice ha riunito migliaia di persone per la 75esima edizione di una delle più antiche corse popolari delle Isole Canarie. Più di 1.800 partecipanti si sono iscritti alle 22 categorie distribuite su 8 distanze.
categorie comprendevano gare per bambini, gare di 5 km, gare di 10 km e gare per persone diversamente abili. Questo evento inclusivo ha un grande significato per tutti gli atleti partecipanti. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato l'evento principale, la 10 km. Un percorso duro, pieno di salite e discese, ma con un'atmosfera spettacolare in cui i fans non hanno smesso di fare il tifo dall'inizio alla fine. È stata una giornata memorabile, una celebrazione per gli atleti con uno spirito diverso, organizzata dai salesiani della scuola di Lauro Tava, nell'anno del 75° anniversario della presenza salesiana alla Villa de Oro Tava. Spagna. Festa dell'Ispettoria Salesiana Spagna San Giacomo Maggiore. Il 6 maggio l'Opera Salesiana di Pamplona ha accolto 200 salesiani dell'Ispettoria Spagna San Giacomo Maggiore per una giornata di festa e gratitudine. Don Fernando García, l'ispettore della SSM, ha ringraziato per la presenza di tanti salesiani all'incontro e ha reso omaggio a quelli che celebravano il 25°, 50°, 60° e 75° anniversario della loro prima professione religiosa e ordinazione sacerdotale. I salesiani di Pamplona hanno presentato il nuovo centro educativo costruito a Sarriguren, alla periferia della Navarra, dove si sono riuniti tutti i salesiani partecipanti. È stato davvero un momento di fraternità e di forte spirito di famiglia. Questo è tutto ciò che abbiamo per voi in questa edizione di maggio. Grazie per aver guardato l'ANS News Video. Vi diamo appuntamento al prossimo. Non dimenticate di condividere l'ANS News Video con i vostri confratelli, beneficiari e altri membri della famiglia salesiana.